Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, ben ritrovate, ben ritrovati per la 185esima puntata di Crescere per Educare. In questo mercoledì 6 aprile, ormai la primavera si sta facendo sempre più sentire e noi ne siamo molto felici di questo. Crescere per educare, eh sì, come è possibile pensare di educare un bambino o un adolescente se noi stessi siamo ancora delle persone tendenzialmente più immature che mature, dunque non in grado di portare l'educazione nella direzione in cui l'educazione dovrebbe andare. Crescere per educare in onda ogni mercoledì alle ore 21 dagli studi di questa piccola radio dal cuore grande che è Radio Evolution, che trasmette ininterrottamente 24 ore su 24 ore sul web, questa piccolissima stazione radiofonica che ha l'intenzione di promuovere la cultura dell'educazione, della formazione, della crescita personale, dello sviluppo, della consapevolezza e tante altre cose. Ricordo che il 29 maggio ci sarà un bellissimo evento formativo, Dai che ce la fai, costruisci il tuo futuro, rivolto a tutte le persone in crescita, genitori in primis. Perché sapere che attraverso la comunicazione, l'autostima, i talenti e la resilienza permetteremo lo sviluppo integrale dell'essere umano e soprattutto la possibilità di diventare artefici del proprio destino è davvero un evento molto importante. Per cui se voi andate sulla pagina del sito del Centro Studi Evolution trovate già tutto il programma. La quota di partecipazione è di 25 euro con, tra virgolette, un libro in omaggio. Per cui pensate un po' quale particolare promozione. Chi verrà avrà la possibilità di scegliere un libro a suo gradimento tra quelli del Centro Studi Evolution. Per cui ce ne sono tanti, sono quasi 12 titoli che uno può scegliere prenotandosi il libro preferito. Detto ciò, cari amiche e cari amici, direi che possiamo come sempre introdurre la nostra bellissima trasmissione di questa puntata, una puntata che vorrebbe fare un lavoro di riflessione su quali sono le linee educative su cui noi dovremmo impostare il nostro lavoro, cioè praticamente in che direzione noi dovremmo portare i nostri bambini, i nostri ragazzi e soprattutto quali sono le linee, cioè attraverso quali principi. Bene, allora diciamo che in questa puntata riceveremo delle indicazioni legate a che cosa? Legate all'orientamento, per cui cercheremo di scoprire un attimino che cosa accade. Indicheremo dunque alcune linee, proprio delle linee, proprio dei binari, proprio una direzione, non per cui una tecnica, perché come avremmo detto chissà quante volte, nessuno in realtà può, come dire, prendere il posto del genitore. E il genitore ha un ruolo unico, insostituibile. Parlerò infatti questo venerdì a Valeggio del Mincio, qualcuno volesse intervenire, proprio sul tema del ruolo del padre e del ruolo della madre, perché questo davvero ci insegnerà molto su come porci a livello educativo. Partiamo allora sempre con Crescere per Educare, puntata numero 185, mercoledì 6 aprile. Io credo che una prima linea fondamentale sia la linea del rispetto. La linea del rispetto in riferimento a che cosa? All'originalità, alla soggettività di quel figlia, di quel figlio che lo fanno diversi da tutti gli altri esseri umani. Quando l'educazione generalizza e quando l'educazione dimentica che quel soggetto ha delle sue peculiari caratteristiche, ecco che corriamo il rischio di mancare di rispetto. Infatti, il compito di ogni bambino è di diventare una persona autonoma, ma soprattutto protagonista della sua crescita. Bello suo concetto. Una bambina e un bambino che diventano protagonisti della loro crescita.
e i genitori dovrebbero aiutare i bambini a diventare dei protagonisti. Più un bambino diventa protagonista, oltretutto vive meglio anche il genitore, attenzione, questo è tutto vantaggio di tutta la famiglia. Il compito di un bambino non è di scimmiottare gli altri, non è quello di sforzarsi di acquisire tratti, lineamenti, qualità del fratello, della sorella, del cugino, della cugina, del compagno di classe. È quell'individuo che ha una sua storia, quell'individuo che ha una sua vita propria, quell'individuo che è proprio lui, non ce ne sono altri, c'è lui e nessun altro che lui. Detto in altri termini, ognuno deve imparare a fare fuoco con la propria legna. Eh sì, ognuno deve imparare a fare fuoco, cari amiche e cari amici, con la propria legna. Deve imparare a riscaldarsi con il suo fuoco, non con il fuoco degli altri. Non dobbiamo creare in un bambino la dipendenza o l'idea che il fuoco degli altri riscaldi di più del proprio. Il fuoco scalda. L'importante è che sia fatto con la mia legna, che sia fatta con le mie potenzialità, con le mie risorse, con i miei talenti. Sarebbe sbagliato mettere in un bambino l'idea che il fuoco del vicino è migliore, più splendente, più bello del suo. Dunque, dobbiamo imparare a far la legna e a mettere questa legna nell'officina della crescita personale. Dobbiamo insegnare che se la legna è troppo verde, bisogna lasciarla seccare. Avete mai provato voi ad accendere il fuoco con la legna verde? Io sì. Beh, un'ora perché il fumo andasse via, perché voi sapete benissimo che la legna verde produce fumo. Che bello fare la legna, che bello fare il caminetto, che bello che è il fuoco, pensate il fuoco, no? Attraverso cui si forgiano gli elementi, attraverso cui cuciniamo il cibo, attraverso cui facciamo calore, quanti significati simbolici al fuoco, ma questa non è una puntata sul fuoco. Quando si va in montagna, perché sarete andati in montagna, no? Che cosa si fa? Io mi ricordo da bambino, quando mio padre e mia madre ci portavano in montagna, mi ricordo insieme a tanti altri bambini, era bellissimo, e si andavano a fare quelle famose scampagnate, no? Ovviamente gli adulti avevano un passo lungo, insomma, un passo, e noi eravamo bambini. Ma poi, a dire il vero, incredibile, provate a fermarvi nel bar della vostra città, del vostro paese, in una bella piazza, no? Andatevi a prendervi un bel gelato, magari con un po' di panna montata, non so, con delle scagliette di cioccolata, con un biscottino friabile, ecco, una cosa semplice, niente di che, insomma, 500-600 calorie. E provate ad osservare come le persone camminano. E che cosa scoprirete? Beh, scoprirete che ogni persona ha la sua camminata. A me piace farlo tantissimo questo in Piazza Bra. Voi, credo che molti di voi sapranno dov'è Piazza Bra e dove c'è la famosa arena. A me mi piace molto mettermi lì, no, ad osservare che cosa accade con tutte queste persone. Effettivamente non troverete una persona che ha una camminata uguale all'altra. Proprio non c'è. Io mi meraviglio perché stiamo facendo tutti la stessa cosa, però ognuno la fa a modo suo. Ecco, quando allora si va in montagna, bisogna regolare il passo sulle proprie forze. Non si può regolare il passo sulle forze di un adulto. Un bambino non può regolare, non può allungare più di tanto le sue gambe o tenere un determinato passo. Ecco che allora dobbiamo comprendere che non ha senso sforzarsi di stare dietro a chi corre più di noi. Ci sono bambini più intuitivi, ci sono bambini più immediati, ci sono bambini più introversi, bambini più estroversi, ci sono bambini più riflessivi, bambini più vivaci. Ma perché sentirsi colpevoli solo per il fatto che non siamo come gli altri? Perché, io me lo domando sempre, perché noi dobbiamo sempre continuamente usare sto benedetto metro del giudizio comparativo? A cosa serve? Noi dobbiamo valorizzare ciò che di bello c'è in ogni essere umano, e quella è la sua forza.
E allora che cosa vuol dire? Vuol dire che a volte c'è quello che ha più vivacità, quello che è molto più tranquillo, quello che ha attività molto più fisica, quello che ha un'attività molto più mentale. Beh, a parte che tutto questo ovviamente fa parte della personalità, ma il rispetto è nei confronti della dignità della singola persona. Ecco, io credo che noi dovremmo imparare, no, a dare questo sacro rispetto. E questo è un primo punto fondamentale. Un altro punto fondamentale è la linea dell'azione. Cosa intendo? Intendo che una delle cose più importanti in educazione è di spingere i propri figli ad agire. Ad agire. Perché è attraverso l'azione che un bambino diventa forte. Cioè diventa capace di capire che cosa lui può veramente fare. Che cosa lui è in grado di produrre. È soltanto spingendo un bambino a entrare in piscina che un bambino imparerà a nuotare. È soltanto spingendolo ad affrontare un gruppo che imparerà a socializzare. Io, che ero un bambino, ad esempio, molto timido, molto chiuso, molto in difficoltà, mi ricordo quanta fatica io ho fatto per riuscire a sbloccarmi, ma ci ho messo anni, Però mi rendo anche conto che se avessi ricevuto una maggiore spinta da subito, ecco che sicuramente avrei fatto molta meno fatica. La paura blocca, la paura degli altri blocca, la paura di fare brutta figura, del giudizio. Educare significa insegnare come si costruisce la fiducia in se stessi. E com'è che si costruisce la fiducia? Responsabilizzando, portando le persone, i bambini, i ragazzi a sentirsi responsabili. Bisogna dare fiducia, bisogna dire ce la puoi fare, bisogna dire dai che ce la fai, dai che ce la fai. Non so perché, ma questo mi fa venire in mente qualcosa legato al 29 maggio. Dai che ce la fai. Bisogna praticamente dire questa cosa. Molte volte noi tarpiamo le ali e poi pretendiamo che volino. Ci sostituiamo a loro e poi pretendiamo che siano capaci di fare. Ma in realtà stiamo mettendo un comportamento, come dire, incoerente. Tra il dire e il no, tra il nostro dire e il nostro fare c'è di fatto un solco enorme, il solco dell'incoerenza. Cosa vuol dire allora? Che spesso e volentieri io incontro adolescenti che sono incatenati, letteralmente. Li vedo proprio incatenati ai divieti che hanno ricevuto, all'inerzia a cui sono stati abituati, alla sfiducia che hanno accumulato in se stessi. Sono come già rassegnati, amareggiati, come se la vita fosse già finita. Allora bisogna renderci conto che queste persone non hanno agito, non hanno imparato ad assumersi la responsabilità della loro vita. Per cui queste persone ormai, a 17 anni, 16 anni, 15 anni, è come se già avessero smesso di sperare,
avessero già smesso di credere che possano scrivere il loro verso, che possano fare la loro parte. È come se già praticamente si fossero incatenati da soli alla logica della rinuncia, della rassegnazione, cioè della non azione. Ed ecco perché è importante che come genitori noi cerchiamo sempre di stimolare il più possibile l'azione. Vai a fare pace, vatti a chiarire, fai questa cosa, prova a fare l'esercizio prima da sola, da solo, prova anche una seconda volta, prova a far così, cioè l'azione, ripeto, è sacra. Ora et labora, no? Ora et labora, per cui prega e lavora, non prega ora et ora, no, ora et labora, per cui davvero questo labora è fondamentale. Io credo davvero che la Montessori aveva intuito alla grande questo principio nel momento in cui aveva creato delle scuole dell'infanzia in cui le bambine e i bambini avevano tanto materiale per agire. Più un bambino crea con le sue mani, più un bambino dipinge, più un bambino prende le forbici e incomincia a ritagliare, più un bambino incomincia a usare il materiale come può essere la creta, come può essere il dash, come può essere tutti quei materiali che oggi sono, ma che già c'erano, usa la terra, usa i materiali vari per fare dei collage, per costruire un pupazzo, qualsiasi cosa, più insomma un bambino agisce, perché questo è agire, più un bambino agisce, più un bambino diventa sano. Più un bambino non si annoia, più un bambino si sente fiero di sé, più un bambino è come mettere proprio in movimento l'energia dell'azione creativa. Per cui più si agisce, più si ha voglia di agire, più arrivano nuove idee, più le abilità si sviluppano, più si perfeziona quello che si fa. È una circolarità meravigliosa. Ecco perché io davvero invito sempre i genitori a far sì che le proprie bambine, i propri adolescenti siano protagonisti di azioni all'interno della famiglia. Perché se c'è questo, io sono sicuro che con questo modo di educare avremo delle persone che acquisiranno molta fiducia e che soprattutto avranno la voglia dell'intraprendenza, avranno proprio la voglia di sperimentare. Saranno delle persone che non smetteranno mai di essere curiose e intraprendenti. Che bello sentire dire queste cose, è così bello. Solo a dirle si sta bene, pensa un po'. Solo a dire queste cose io mi sento meglio, perché è la verità, e la verità ti fa star meglio, non c'è niente da fare. Terzo orientamento. Ricordiamo che siamo in ascolto della 185esima puntata di Crescere per Educare. 185esima! Pensate, per coloro che sono appena arrivati in questa piccola radio, quante trasmissioni potete ascoltare. Se voi andate a vedere il palinsesto della radio, ce ne sono davvero tante. Una diversa dall'altra, oltretutto. Un'altra linea fondamentale su cui improntare l'educazione è la linea della condivisione. Questa è una parola che io amo sempre di più. Non so perché, ma più invecchio e più do valore a questa parola. Perché se c'è qualcosa che esige condivisione è proprio la vita familiare. Si mangia insieme, si dorme insieme, si gioca insieme, si va in vacanza insieme, si lavora insieme, si litiga insieme, si comunica insieme, è sempre insieme. Dunque, non si può non educarsi nella reciprocità. Un genitore diventa genitore stando a contatto con un figlio. Un genitore comprende il valore dell'educazione educando un figlio. Per cui, la linea della condivisione implica il principio della disciplina, cioè il fatto che
occorre che all'interno di un sistema famiglia vi siano delle regole e che in queste regole ci sia il senso dell'unità, il senso della condivisione. Vivendo giorno e notte insieme, condividendo lo stesso spazio, sia nei giorni di festa come in quelli lavorativi, perché la famiglia è un luogo di è una base dove sempre si passa il proprio tempo, è chiaro che dobbiamo imparare cosa vuol dire condividere i momenti sì e i momenti no, quando si ha voglia di ridere o quando si è nervosi. Bisogna capire come manifestare le proprie paure, le proprie debolezze e tutto quello che c'è nella nostra vita. Dunque, insegnare il valore della condivisione è fondamentale. È fondamentale perché è attraverso questo valore che una famiglia diventa una famiglia. Potremmo dire che una famiglia che non ha lo spirito della condivisione non è una vera famiglia, è una famiglia di plastica. La condivisione è ciò che fa la differenza, soprattutto nei rapporti intimi come quelli familiari. Bisogna conoscersi. Bisogna aprirsi l'uno all'altro, bisogna essere dei vasi comunicanti, non delle dighe. Bisogna imparare a creare un terreno fertile, che è quello dell'ascolto empatico, che è quello della trasparenza. Se viene meno la volontà di stare bene insieme, le cose si fanno davvero molto problematiche. Mi stupisce quando chiedo a certi genitori quando è l'ultima volta che sono usciti da soli con un figlio o con una figlia a mangiarsi una pizza. E mi dicono, ma a mio figlio o mia figlia non vogliono uscire con noi a mangiare una pizza. Come non vogliono uscire a mangiare una pizza? Io mi ricordo che una delle cose più belle quando ero bambino e anche ragazzo era di poter andare a mangiare una pizza con mio padre o con tutta la famiglia. Era bello stare tutti e cinque a tavolo, uno davanti all'altro. Era bello fregare le patatine fritte a mia sorella, non ditegliela per cortesia, non mettetemi in imbarazzo che non se ne sono mai accorta. Era bellissimo, voglio dire, stare tutti insieme. Era davvero bello. Sono valori questi che tu insegni nel momento in cui li hai dentro e in cui hai proprio la gioia, il piacere, non uffa, che barba, che noia, non vedo l'ora di alzarmi da tavola. Per non parlare poi di quelle situazioni in cui c'è gente che mangia in un posto, gente che mangia in un altro, ma nello stesso orario. Comprendo problemi di turni lavorativi. Ma addirittura persone che si abituano veramente. Allora la famosa frase, questa casa non è un albergo, roba del genere, beh, è abbastanza chiaro. Però è anche vero che poi se uno ci va a riflettere è una situazione che involontariamente abbiamo creato anche noi. È una situazione che volenti o non volenti abbiamo creato noi stessi. Perché la condivisione è un principio fondamentale della vita e non si può transigere su questo principio qua, anche perché poi, ripeto, chi ci rimette è tutta la famiglia.
Ma un'altra linea è la linea della motivazione. Ora noi sappiamo che ci sono le regole, sappiamo che ci sono le norme, ne abbiamo parlato prima. Però il vero punto è la motivazione che si dà del perché si rispetta quella regola, si rispetta quella norma. Sappiamo che c'è la motivazione 3.0, oltre alla 2.0. La 2.0 è quella che si dà e uno ubbidisce perché deve ubbidire. Ma la motivazione 3.0 è che uno fa determinate cose perché ne sente il desiderio, perché aspira che questo si realizzi. E dunque la motivazione è i valori. I valori che un genitore ha acquisito e che incarna nelle proprie scelte di vita, che incarna soprattutto nella luce degli occhi. Che bello vedere i genitori che hanno la luce negli occhi. Che bello vedere un padre ed una madre che si guardano con la luce negli occhi. Che bello vedere un padre e una madre che si tengono per mano. Un padre e una madre che si baciano. Un padre e una madre che litigano e chiedono perdono. O che uno dei due sbaglia e chiede perdono. Che bello vedere il valore della gentilezza, il valore del sacrificio. Che bello vedere tutto questo, perché tutto questo è una motivazione. È quello che poi porterà un bambino e un adolescente a riprendere. Certo, l'adolescente ci sarà il periodo in cui respingerà tutto quello che i genitori gli hanno detto, ma questo si sa, fanno parte dell'adolescenza, questo lo accettiamo, perché gli adolescenti devono desatalizzarsi, per cui devono avere questo periodo in cui respingono un po' tutto. Ma in realtà è esattamente quello che si è seminato che poi un adolescente si ritroverà diventando adulto. Le persone si trovano dentro di sé quello che è stato seminato dentro di loro. Non è che si possano trovare cose diverse da quello che è stato seminato, eh? E allora da questo punto di vista la domanda che sempre mi faccio io, ma che cosa stiamo seminando noi? Punto di domanda. Che cosa stiamo seminando? Già, che cosa? Punto di domanda. E allora la motivazione è dare ciò che è essenziale. È evitare di dare dei frutti avvelenati. Evitare di dare delle mele avvelenate, cioè delle mele belle e lucenti di fuori, ma che poi sono in realtà avvelenate di dentro. È importante davvero capire che tutto quello che noi facciamo è qualcosa che poi rimane. Rimane tutto. Quello che i genitori fanno rimane dentro. Per cui da questo punto di vista è fondamentale capire l'importanza che ha il dare una motivazione a tutto ciò che noi chiediamo loro. I ragazzi, i bambini, se intuiscono che in quello che gli viene richiesto e in quello che facciamo c'è un valore, lo fanno loro. E quel valore diventerà la loro perla preziosa, perché noi abbiamo bisogno di perle preziose. Tutti noi abbiamo bisogno di perle preziose. Non c'è un essere umano che non abbia bisogno, nel corso della sua vita, di perle preziose. Questo ce lo dovremmo ricordare, perché a volte mi sembra che noi ci dimentichiamo di come sia importante avere delle perle preziose. E un'altra linea è la linea dell'esperienza. Cioè, perché tenere sempre in braccio un bambino se può camminare da solo? Perché portarselo sempre sulle spalle quando è tranquillamente in grado di incominciare a correre nel prato della vita? Perché l'esperienza è quello che dà lo spazio psicologico di libero movimento. Ovviamente, all'inizio di un'esperienza si cade, ci si fa del male, ci si sbuccia le ginocchia. E questo fa parte proprio della vita. Riflettere sul valore dell'esperienza. L'esperienza è dare quel permesso di libertà, di una libertà che deve essere in qualche modo messa in movimento. Un bambino non è capace di usare la propria libertà in modo retto, come non è capace di sentirsi responsabile delle sue azioni. In questo deve maturare. È un cammino, il cammino verso la libertà. Però è anche vero che non potrà mai crescere nella razionalità e nella libertà se non attraverso l'esercizio, cioè l'esperienza di libertà e di razionalità. All'inizio saranno più le cantonate che prende che le cose rette che sarà in grado di fare. È un rischio, è il rischio dell'educazione, ma è un rischio che va affrontato in modo ovviamente prudente e in modo graduale, questo sia ben chiaro, no? Ma d'altra parte tale esercizio è sempre guidato dall'amorevole presenza di chi? Di voi genitori. Ed è sostenuto da un ambiente in cui c'è l'accoglienza e in cui si genera la fiducia.
Per cui il problema sta nel contenuto dell'esperienza, nel modo, cioè in cui l'esperienza viene vissuta più che nell'esperienza stessa. Ed è vero questo perché spesso e volentieri non è l'esperienza in sé, ma quello che l'esperienza trasmette, quello che l'esperienza insegna, cioè il fatto di essere in grado di fare riflettere bambini e adolescenti sul valore di quell'esperienza, anche se quell'esperienza magari è negativa. Ma questo è un po' il segreto, se vogliamo, dell'educazione. Un'altra linea, la linea della progressività. C'è chi è molto impaziente di veder crescere i propri figli, che siano subito autonomi, svegli, indipendenti. Ma noi sappiamo che il processo dell'umanizzazione è un processo a piccoli passi. Nessuno diventa virtuoso tutto di un colpo. Non si passa dall'egocentrismo all'allocentrismo in 3 secondi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo dare tempo al tempo. A un certo punto succederà che nel bambino nascerà proprio l'esigenza di staccarsi dal genitore, che il bambino padroneggerà un'abilità in maniera sempre più perfetta. Ecco che incomincia a diventare un bambino, una persona virtuosa, una persona abile. Questo cosa vuol dire allora? Che il compito educativo è nell'iniziare gradualmente all'esercizio delle virtù: la generosità, l'apertura, la sensibilità, l'ascolto ai bisogni degli altri. Cioè bisogna far progredire una persona con degli atti di conquista. La generosità nei confronti di un fratello, di una sorella, di un bambino più povero, di una famiglia in difficoltà. Tutte piccole cose che però in realtà che cosa procurano? Procurano la cosiddetta maturazione. Ed è bello vedere quando le persone incominciano a maturare sempre di più. Quante belle parole. Il punto poi è di tradurle in dei comportamenti, soprattutto di interiorizzarle. Quello che sto scoprendo con il passare degli anni è la diversità tra una parola capita e una parola interiorizzata. E quando qualcosa che tu cognitivamente comprendi diventa spontaneamente un'azione, un modo di essere, ancor più che un modo di fare. E quanto più il nostro essere diventa fedele a se stesso, e quanto più noi, come persone adulte, ci impegniamo in questo cammino della fedeltà a noi stesse e a noi stessi, tanto più l'educazione prenderà la giusta direzione. È così che accade in realtà. È proprio un passaggio che avviene di volta in volta. E allora, se penso ai miei inizi, ai miei esordi, mi rendo conto quanto ero, sì, posso dire, preparato dal punto di vista della teoria, ma molto lontano dall'interiorizzazione e da quel processo di maturazione. Ed è proprio stando a contatto con le persone, soprattutto con i bambini e adolescenti, che mi sono sempre di più, come dire, sgrezzato da questa teoria e ho incominciato a mettere nella mia carne, si può dire, nel mio corpo, nelle mie emozioni, nei miei sentimenti, tutte quelle conoscenze che sono fondamentali per poter educare in modo tendenzialmente equilibrato e saggio. Ecco perché crescere per educare non è la panacea e non è la soluzione a tutte le problematiche dell'educazione. Però
è un piccolo faro che si accende ogni mercoledì sera alle ore 21 per orientare nella giusta direzione. E quando noi facciamo dei passi nella giusta direzione, le cose incominciano ad andare meglio. Quando siamo noi, cioè i protagonisti di questa azione, le cose vanno decisamente molto meglio. E siamo così arrivati alla fine anche di questa puntata. Eh sì, la numero 185. Pensate, 185esima puntata di Crescere per Educare. Abbiamo dunque compreso che cosa vuol dire orientare l'educazione su sei binari. I sei binari dell'educazione. Questo è il titolo della trasmissione. I sei binari dell'educazione. E per cui abbiamo capito come e poter in qualche modo facilitare tutto il lavoro educativo. E mi auguro davvero che tutto quello che avete ascoltato vi sia stato almeno parzialmente utile, almeno un piccolo spunto. Io dico sempre che basterebbe uno spunto in più per dire che vale la pena leggere un libro, ascoltare una trasmissione, eccetera eccetera eccetera. E ricordo il blog www.pietrolombardo.it, dove vi sono sempre nuovi articoli ogni settimana, almeno uno, minimo uno nuovo articolo sull'educazione puntualmente, per cui leggere aiuta anche a riflettere meglio e a, come dire, masticare con più calma il contenuto di un determinato argomento. Ringrazio Sara per la sua preziosissima collaborazione in regia. E a Dio piacendo, ci risentiremo mercoledì prossimo, ricordo l'appuntamento del 29 maggio, dai che ce la fai, costruisci il tuo futuro. E basta, se volete mandare un feedback, una richiesta di trasmissione, una domanda, potete scrivere a diretta@radioevolution-online.com. Trovate tutte le informazioni sulla pagina del sito. Ricordo anche che questa trasmissione sarà riascoltabile domani mattina, giovedì alle ore 9 alle ore 22, il sabato alle ore 21, nonché tra una settimana anche nella sezione archivio di Radio Evolution. Grazie di cuore a tutti voi, davvero, e naturalmente il viaggio continua. C'è chi va senza dire bocca per dare un senso.